Amadeus è uno dei conduttori televisivi più amati dagli italiani. Dopo anni di oblio, è tornato alla ribalta grazie a programmi come chiuse virgolette I soliti ignoti e chiuse virgolette Ora e mai più, e in molti parlano anche di una possibile conduzione nel prossimo Festival di Sanremo. Nei giorni scorsi il conduttore è stato ospite di Riccardo Rossi e del suo programma chiuse virgolette I miei vinili e proprio qui, con grande stupore del pubblico e dello stesso Rossi, ha mostrato la sua foto della patente. Una foto scattata nel 1981 e che proprio da quell'anno compare nel documento del conduttore. Amadeus, che nello scatto è appena ventenne, ha spiegato che quel volto, quasi irriconoscibile e con gli occhiali da sole, è pure un'occasione per alleggerire il clima quando viene fermato dagli agenti delle forze dell'ordine. Punto. Durante l'ospitata il conduttore de chiuse virgolette I soliti ignoti ha ricordato i primi passi nel mondo dello spettacolo e l'amicizia con Claudio Cecchetto. Il mio sogno era andare a Milano. Non sapevo come incontrarlo, allora partì da Vittorio Salvetti, che aspettai 6 ore in un hotel. Lui mi accompagnò all'Arena di Verona dove si stavano svolgendo le prove della finale del Festival Bari e conobbi Claudio Cecchetto. Grazie a lui Amadeus inizia a muovere i passi nel mondo dello spettacolo. Cecchetto voleva gente che stesse a Milano. Io dissi che vivevo a Milano e che facevo il doppiatore di telenovele. Non era vero niente. Mi prese, cominciavo alle 9 di mattina. Partivo da Verona, prendevo un locale Verona-Brescia, poi un espresso Brescia-Milano. Arrivavo distrutto. Dopo un mese gli rivelai la verità. A quel punto, Cecchetto gli trovò un appartamento. La storia di Amadeus è iniziata così. Dopo il grande successo nei primi anni 2000 il conduttore è caduto nel dimenticatoio, ma grazie al supporto della moglie, Giovanna, la ballerina conosciuta all'Eredità, Amadeus è tornato alla ribalta e oggi i suoi programmi raggiungono ottimi risultati in fatto di share. Punto. Quando ho lasciato l'Eredità per passare a Mediaset, nel 2006, ho attraversato un momento buio, ha raccontato Amadeus. Avrei dovuto fare il preserale per 3 anni e invece è durata 3 mesi o poco più, e per quasi 3 anni sono stato di fatto escluso, dimenticato, il telefono non squillava e i produttori non avevano tempo per me. Ma non mi sono abbattuto, avevo solo rabbia verso me stesso per essermi fidato e affidato. E, come dicono a Napoli, ho tirato fuori la cazzimma.